Oggi ragazzi siamo qua a prendere a fare qualcosa di veramente molto ma molto divertente. Siamo qua con mio padre. Quanto tempo non apparivi sul canale, bella Esgere Boys. E ragazzi, l'avete già letto dal titolo, oggi mio padre andrà a fare l'esame di Fortnite. Questo cosa vuol dire? Vorrei precisare che le scuole sono chiuse da febbraio, no, per cui ho fatto le lezioni da casa. Non sono chiuse, vabbè sì, sono chiuse, però sì, sono le lezioni online. Per cui ho fatto le lezioni da casa e c'è il 6 politico, per cui... Ah, ecco, quello è vero, quello è vero. Non posso essere bocciato. Sì, solo per questo mi sono presentato all'esame. Ok, però questo qui non è proprio un esame scolastico, quindi ti assicuro che la possibilità di essere bocciato ce l'hai. Esatto. No? Ragazzi, cosa farò? Andrò appunto a fare una normalissima partita e durante la partita gli farò delle domande. Tu in teoria invece dovrai rispondere giustamente, cosa che non credo succederà. Credo sicuramente che sbaglierai. Non so perché ho questa sensazione. Non lo so. Potrebbe essere. Prima di iniziare però ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, codice Zerbi nello shop, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ma soprattutto iscrivetevi al secondo canale, link in descrizione. E Zinger Frank. Zinger Frank, vedete qua, iniziamo subito. Ok, papà, ci siamo, possiamo iniziare. Allora, io ti dico subito una cosa. Io dov'è che sono? Cosa molto semplice, domanda banale, strabanale. Dov'è che sono io? Cos'è sull'autobus. Ok, e ti devi buttare. Dove? Sull'isola, in una delle città dell'isola. Ok, perfetto. Ma andiamo! Andiamo! Sì, vabbè, dai, domanda. Allora, la prima domanda ho risposto. Sì, ma domande molto banali. Vabbè, banale o non banale ho risposto. Ora arriviamo alle cose difficili. Mi sto buttando in questa città qua. Vediamo se ti ricordi come si chiama. Questo è difficile. Come si chiama la città? Esatto. Foresta. No, Parco Pacifico. Parco Pacifico. Stavo dicendo Borgo Giuda. Borgo Mislacco. Borgo Mislacco. Esatto. Ok, allora, ora io ti dico, questa qui, visto che è la nuova stagione, come vedi la mappa è molto diversa. Nel senso, c'è l'acqua, è cambiata tutta la mappa, tutte le città sono cambiate, okay. Però ora papà arriva alla parte quella bella, diciamo. Allora, adesso troverò delle armi. Tu mi dovrai dire che armi sono e le caratteristiche di ogni arma che trovo. Ok, guarda, ho già trovato un'arma. Oh, questo qui è il classico. È il classico. E pompa. Sì. Pompa, esatto. Però che tipo di pompa? Tattico del nonno? No, vede, tattico. Tattico, questo, tattico, esatto. Oh. Grande. Ma esiste veramente il pompa del nonno? Sì, esiste veramente. Pensavo fosse una domanda tra bocchetto. No, ma andiamo, no. 2-0. Sì, 2-0. Aspetta, sono ancora domande banali. Tra poco. No. Porta, quella era una porta. Zitto, così c'è qualcuno. Ok, ora devi fare il commento, papà. Fai il commento. Ok, posso solo dire una cosa. Vai. Potrebbe essere l'occasione di fare la prima vittoria reale con me presente. Papà, se non sei mai riuscito. Cosa c'entra? Cioè, io ovviamente facevo apposta a non farle. Ora, se la voglio fare, la faccio subito. Ok, comincio a usare dei termini che magari tu non conosci tanto, perché Fortnite lo conosco più io. Pusha. Ok, non camperare vuol dire non stare in giro a fare il picciù senza attaccare nessuno, capito? A nascondere. Aspetta. Camperare vuol dire quello. Orca, mi si è zingo. Dai, vai a fightare, Che termini sto usando? Oh, grande, l'hai killato. Oh, ho usato già 4-5 termini della Madonna. Killare, fightare, camperare. Vabbè, questi qui sono termini basili. Cioè, proprio, non è che sono basilari. Di più. Ora. Dai. Arriva il momento. Dopo ti vuoi mettere anche a buildare? Esatto, mi voglio anche mettere a buildare. Però adesso io tra poco farò anche dei tipi di build strani. Tu mi Quante dovrai parole dire so, come ragazzi si chiamano. Allora, papà, pronto? Iniziamo subito. Questa qui, che arma è? Vai. E questo qui è un po'. Un pompa. Dai, papà, è facilissimo. Spada. Questa qui spada. Che ho in mano ora. Ah, questa spada, qui. Spada. No, avevi in mano la spada. Mi hai detto, ma ora poi la cambi. Questo qui è un fucile di precisione. Ho capito, ma com'è che si chiama in gergo Fortnite? Dimmi l'iniziale. C. L'iniziale è la C. Cecchino. Oh, ah, il fucile si chiama Cecchino. Sì, Cecchino non è il nome di quello che spara da lontano. Ancora, ogni volta abbiamo già parlato di queste cose. No, già, è vero. Cecchino, indovinato. 4-0. 4-0. Più 4 parole. Ma che 4-0? Qui sarò io. Anzi, saranno i commenti a giudicare il voto di mio padre. Ragazzi, ho già detto 5 parole del gioco e ho risposto a 3 domande esatte. Se non sono promosso sto giro, ragazzi, prendo e me ne vado. Ma non siamo neanche a metà delle domande. Ma adesso neanche stai un tirando sulla legna per riuscire a buildare. Ok, e si dice il classico gergo: quando io tiro sulla legna, qual è? Quello di farmare. Sì, più o meno, dai, più o meno. Legna. Zitto. No, papà, il pompa. Bella questa. Ah, grande, l'hai killato. Doppia kill bill. Kill billato in realtà lo dico soltanto io. Perché l'ho detto io. Doppia kill bill. Bene. Ti posso anche dire, se volessimo guardare un po' le statistiche, che dovreste essere rimasti in 37. Ah, esatto, è vero. Ok, ora questa qui cos'è? Questa qui è una cassa. Perfetto. Se tu schiacci la E, la apri. Ok, ora dimmi, in questo momento c'è qui questo fucile qui. Fucile è uno shieldino. No, questo qui è uno shieldone. Ah, errore. Quindi già un errore l'hai fatto. Esatto, io ero
cosa che dovrei fare? E cos'è? La vasca dei pesci? No, perché cosa vuol dire la vasca dei pesci? Perché è più cos'è? Grande degli scildini, quindi dà più vita e si chiama scildone. Ho detto scildone. No, hai detto scildini. No, prima. Vabbè, perché le misure sono cambiate nel tempo. Sì. Io la misuravo in galloni, tu in galline, per cui vabbè, ora cosa devo fare? Adesso devi guarda, prendere c'è anche quest'arma qui. Sì. La prendo e la lascio al posto di questo qui verde oppure no? Cioè, qual è l'arma più forte? Quella verde o quella beh, blu? Beh, ma sicuramente quella blu. Esatto, è un fucile d'assalto. Domande basilari, sì, domande molto basilari. Ora però arriviamo alle cose un pochino più difficili, certo, ok? Certo. Qui siamo sul 9 come voto. 9, sì, 9%, 9%. Siamo tra il 9 e il 9,5. Ok, ora arriviamo alle cose leggermente più difficili. In questo momento cosa devo fare io? Cioè, io devi sono appena acceso nella città, devi andare a cercare. Allora, puoi fare due cose perché dipende dalla strategia che vuoi usare. Ok. Perché a Fortnite non vince chi fa più kill, ma vince chi arriva alla fine. Oh, già facciamo un miglioramento. Grande, esatto. Questo l'ho sentito dire oggi, comunque fa niente. Per cui cosa succede? Che tu potresti, come strategia, stare nascosto in un cavolo di bunker e aspettare che tutti si ammazzano. Ok, finisci, ma non intendevo questo. Esatto. Vai, oppure puoi andare a puoi pushare, si dice andare a attaccare chi vuoi e fare un sacco di kill. Bravissimo, però la domanda che io ti volevo fare non era questa. Però qua ti ho fatto capire che l'argomento l'ho studiato bene. Sì, ma non era questa, sai perché? La domanda in realtà era un'altra. Io in questo momento della mappa, cioè nel senso, c'è una cosa che ti stai dimenticando fondamentale, papà. Cioè io mi butto, faccio le uccisioni e poi cosa devo fare? Una cosa fondamentale, non puoi dimenticare. Devi rimanere all'interno del come si chiama? Inizia con la S. È una parola sola? Sì. All'interno della una parola sola, Inizia con la S, sì. Della papà, spiat. No, safe. Una cazzata. Della safe. Esatto, della safe. L'interno della safe. Io la stavo chiamando in un altro modo. Ok, perfetto. Io ora sono nella safe, sì o no? Come faccio a capirlo? Allora, c'è un pulsante. Ok, che ti apre la mappa. Esatto, che ti fa vedere dove è il cerchio. Tu sei fuori come un balcone. Esatto, in questo momento devi entrare, devi andare verso la safe. Se no, fra un po', tanti saluti al nonno. Ok, un'altra cosa fondamentale che devo fare durante una partita per vincere, qual è? In che senso? Devi non farti togliere tutta la vita e tutta l'energia. No, quello l'avevo capito. Ma un'altra cosa fondamentale qual è? Cioè, una cosa importante che comunque devo fare. Uccidere, non morire, rimanere... una cosa ancora più importante, papà. Una cosa veramente... Rimanere nella safe. Una cosa ancora più importante. Cioè, se io comunque... Allora, quando incontro mettere un nemico... Mettere sotto in descrizione il tuo TikTok. No. Quando incontri un nemico, cosa che devi fare? La prima cosa. Allora, quando... provi a farci amicizia. Difficilmente riesci. Se non riesci, cosa che non riesci mai, esatto. lo devi uccidere. Ok, sì, però qui comunque sono cose generali. In particolare, appena vedi un nemico, solitamente cosa che si fa? Papà, dai, lo sai benissimo. Lo si mira. Sì, e poi si spara anche, vero? No, ma ho capito. Ma non è che lui sta fermo a farsi spararci. Cioè, no, magari devi coprirti. Come? Esatto, qui volevo arrivare. Puoi, te lo stavo dicendo prima, devi o costruire. Esatto, bravo, bisogna costruire, esatto. Però non è fondamentale, uno potrebbe fare anche una partita senza costruire. Ho capito, ma senza costruire. Io ad esempio ho vinto più volte senza costruire. Sì, contro i bot. Contro i bot, sì. Però ho vinto senza costruire. Allora, papà, ora ti faccio un tipo di costruzione. Dimmi come si chiamano questi. Sì? Questi. Come si chiamano? Come si chiamano? 90 gradi, dai, questo era difficile, difficile. Però si chiamano 90 gradi, però ora io volendo nel momento in cui costruisco cosa posso fare anche? Costruisco e poi posso e anche e poi proteggerti, distruggerlo. No, cioè posso distruggerlo, ma posso anche modificare. Modificare, logico. Logico, no, niente, è logico. Stavo dicendo, se tu lo dici prima. Sì, che scusi, usavo anche io le elementari. Allora, papà, ora arrivano le cose un pochino più complicate. Ah, già non erano queste? No, risposto a tutto, per cui mi faccio paura da quanto so le cose. Papà, forza, saperle dire è molto importante saper giocare. Siete rimasti in 19, tu qui è l'esame, non di saper giocare. Qui è l'esame di teoria, poi di magari teoria, la pratica. Ragazzi, nei prossimi video faremo anche magari gli esami di pratica. Ma io ho già dimostrato di essere veramente grande. Contro i bot sempre, vero? Contro i bot, si chiamano così, mica colpa mia. Ora facciamo le cose un pochino più difficili, quindi io adesso aprirò delle casse, tu mi dovrai dire i nomi di tutte le armi che ho. E adesso, anzi, a proposito, mi sta venendo in mente adesso io farò un cambio di qualcosa, dovrei dire cosa sta per cambiare. Tra poco cambierà qualcosa. Ok, è appena cambiato qualcosa, cosa sta per cambiare? Sei uscita la safe. Ah, ok. Ma grande, ragazzi! Sono
conosci. Sì. Ok, ok. Entra nella safe, rincorre. Però in molti casi la safe è più veloce di me. Però tanto non devo avere, non devo avere paura della safe. Per quale motivo? Non devi avere paura della safe per il semplice fatto che è ancora molto grande. No, perché non devo... È lenta. No, è perché grande. Avevo il medikit, che il medikit ti cura la vita, che toglie, okay, la safe. Stavo dicendo, perché mi lasci finire. È molto grande, molto lenta e hai il medikit. Ah, perché non ti ho lasciato finire, sono dicendo. Mi precedi. Ok. Va bene. Cosa sono questi? Quali sono i pesci? E cosa posso fare con i pesci? Assolutamente niente. Puoi fare la griglia. Non no, serve una mazza. No, li posso prendere con la canna da pesca. Sì, dal nuovo poi li porti da fruttivendolo. No, sto scherzando. Veramente? Certo, si possono prendere. Cosa ne fai dei pesci? Solo per questa domanda qui che non sapevi, voto 2. Cosa ne fai dei pesci? E li mangi, ti danno 50 di vita. Cos'è? Sei la... come la... Vabbè, non lo dico questo. Ok. Dai. Allora, papà, ora arrivano le cose ancora più difficili. Ancora più difficile. Okay, come si chiama questo posto qui davanti a me? Dai, questo posto qui come si chiama? È un posto molto abbastanza famoso. Come si chiama? Famoso. Faro. Sì. Faro. No. Te lo dico? Castello. Te lo dico? Domanda trabocchetto. Questa non ha un nome. Non me lo ricordo. Sì, se lo sapevi dovevi Rifugio dire. Rifugio del nonno Piero. Se lo sapevi dovevi dire non ha nome. Ora, papà, domande nuove. Vediamo se sei aggiornato, ok? Mm. In Fortnite hanno messo un sacco di cose nuove in questo periodo, eccetera. Hanno messo anche una cosa che si chiamano boss. Cosa sono i boss? Dai, i boss sono praticamente i capi. I capi sono quelli che comandano. Boss. Allora, i boss. Ci sono le città principali del gioco, che in questo caso sono, per esempio, l'autorità, la fortiglia. Comunque questi posti qui, che hanno dei boss. Cosa sono? Hanno dei boss e delle guardie. C'è un cavo segreto, un cavo nascosto. Tu cosa devi fare? Tu devi andare nel cavo, devi entrare. No, papà, non sei aggiornato. Non va assolutamente bene. Stiamo andando di male in peggio. Papà, no, però prima ero sul 9. Ora stai arrivando sul 5. Ciccio. Allora, ragazzi, sapete voi nei commenti cose votare. Specifiche. Io allora, secondo me sono andato bene. Quando date il voto, ragazzi, nei commenti, pensate a quante cose sa vostro papà di Fortnite rispetto a me. E poi datemi il voto. È come dire che uno che studia. Vabbè, dai. Bravissimo. No, è come dire che uno. Sì, bravissimo. Come dire. Dai, sgherguere. È come dire che uno che fa l'elementare fa l'esame delle superiori. È normale. Esatto, chiarissimo. È tutto. Paragone perfetto proprio. Un genio. Allora, ti stavo dicendo, i boss cosa sono? Sono delle persone che tu devi uccidere su Fortnite, che hanno delle guardie. Quindi le guardie devi uccidere le guardie. Poi uccidere i boss. I boss ti danno delle carte che sarebbero delle tessere segrete per entrare nei cavo e prendere il loot. Mamma mia, che casino. Però per cui il boss è il capo delle guardie. Esatto, tu uccidi e io boss... cosa ho detto prima? Chi è il boss? No, il capo. Capo. Vabbè, tu ok, e tutto torna. Tu uccidi il boss. Uccidendo il boss prendi la tessera, la chiave. La tessera. Con la chiave. Con la apri il cavo. Cavo e prendi loot. Esatto. Cos'è che prendi? I loot. Loot, esatto. Hai detto bene. Andiamo. Ora però, papà, se vogliamo fare una partita un minimo movimentata, cos'è quello che dobbiamo fare? Una cosa fondamentale. Beh, teoricamente dovresti andare a pushare un po' perché ci stiamo annoiando. Bravissimo. Dovresti cercare qualche povero sfigato che sta in questo posto. Domanda molto semplice. Ok, intanto dicendo. Non farmele troppo semplice. Para, vai, cecchinalo. Pum. Sì, magari quando è fuori, non quando storna dentro. Aspetta. Ti ha sparato anche lui. Ehi, Cicetti. Anche lui è pensi di colpirci, Cicetti. Papà, guarda che dice. Porca mia, c'è la safe. Entra dentro. Certo che devo entrare in safe. Cavolo, papà. Dai, corri. Questa qui non è una bella situazione perché la safe. È veloce. È abbastanza. E non hai medical kit. Bravo. Mi imparo subito. È una roba incredibile come imparo. Esatto. Veloce. Ora cosa sto facendo invece? Allora stai costruendo un po' per andare a prenderlo dall'alto. Bravissimo. Lo sto pushando, però. Esatto. Visto che mi sa che questo qui come un. Porca miseria. Cicetti, dove sei? Porca miseria. Zinga Franklin. Fermo. Cosa fa del ballo? Sta facendo il ballo delle libellule. Aspetta. Il ballo delle libellule, no. Comunque lui adesso dovrebbe essere qua dentro. Sembravamo io e il padre di Rimoldino quando saltavamo uno di fronte all'altro. Cosa vuol dire? Che non riuscivamo a beccarci. Ma lui in teoria dovrebbe essere. Eccolo lì, bravo, sì. Oh, cacchio. Zinga. Ecco. Papà, io ho pochissima vita, ok? Sì. Lui neanche, lui poca, però anch'io ne ho poca. Ma tu come fai a sapere lui quanta ne ha? Scusa. Perché comunque l'ho colpito un paio di volte. È una tua teoria. No, io vedo quanto. Cioè, tu non sai queste cose. Io vedo quanto danno. No, lo so benissimo. Ah, lo sai. Io vedo quanto danno gli faccio, comunque, capito? Sì. Lo sapevi, spero. Certo. Sapevi a memoria. Sai anche che adesso hanno messo su forte un'arma che fa 2000 di danno. Non sai? È vero. No, Ciccio, non è vero, non l'hanno messo. Ho preso Ciccio.
Risata era roba. Ora, domanda fondamentale, cos'è questo? Cos'è? Questo che mi sto facendo, una cosa nuova che non ho messo. Questo è un super shieldone. Questo qui è un barilotto. Un barilotto che riempie tutta la vita al massimo e lo puoi ottenere uccidendo il boss, che non mi ricordo il nome del boss di qualche città, esatto. Esatto. Il boss, non mi ricordo il nome della città, però comunque uccidendo un boss lo puoi avere e comunque si ricarica, vedi? Si ricarica e lo puoi utilizzare tu quante volte vuoi. Siamo rimasti in 9, Esatto, ora io cosa devo cosa fare? Siamo rimasti in 9. A ballare la licata. Bravissimo. Ok, ora io devo fare una cosa fondamentale. Veloce, dimmi cosa. Adesso dimmi. Devi andare a cercare gli altri. No. Entra in safe. Ok, devo mettere una jump e andare in safe con la jump. Vai in safe, metti la mappa, guardi dove sei. Okay. No, fare fido, il fido tutto qui. Oggi tu che c'è un elicottero che ti sta osservando da sotto. Qui tu non lo sapevi, non fare tanto no, il. Lo sapevo perfettamente. Non lo sapevo. La jump, mi hai dato tutto, non mi hai dato niente. Ah, la jump? Beh, ma non mi hai lasciato il tempo. Ok, ora voglio. Guarda nell'inventario, vedi, io ho le armi blu, che sono le armi quelle più forti. No, le armi blu, le armi verdi, però qui ho anche le armi mitiche, vedi? Le armi mitiche. Esatto, sì. Ci sono le armi blu, le armi viola e poi c'è un'arma che adesso devi indovinare, poi ci sono quelle mitiche. Qual è l'arma tra quelle epiche e quelle mitiche? Nome dell'arma. Tra le epiche e le mitiche, che tipo di arma c'è? Papà, dai, domanda fondamentale. Cioè, lo schiar normale, basilare di tanto tempo fa, com'era? L, inizia con l'L, l'aggettivo. Con la L. Cioè, armi L? No, l'aggettivo inizia con... Oh cacchio, zinga zinga papà. Quando dico zinga zinga non è un gran problema, Sì, sì. Frank. No. Fermo. Guarda, quanta gente c'è che mi sta sparando? Tantissimi, dai. Vedi? Ora sono morto. No. Sì, sicuro che sono morto. Allora, posizionamento. Allora, a parte che non puoi farti uccidere da Gigi Cucurancu Cucu 24800 è impensabile. Sono morto dalla safe, Sei morto dalla safe. Cosa vuol dire sei morto dalla safe? Vuol dire che la tempesta mi ha ucciso. Quello lì mi ha colpito un paio di volte, avevo poca vita e poi mi ha ucciso la tempesta, hai capito? Perfetto. Allora, ragazzi, queste cose. Allora, io vi domando, se sono stato bocciato, è stato promosso. Bene, prima di esprimere un voto, veramente pensate a tutte le cose che so di Fortuna rispetto ai vostri genitori. Quindi ditemi niente. Ditemi se non sono un grande. Ragazzi, è una cavolata. È come dire uno che deve fare l'esame di prima. Non l'ho capita sta roba. Bella, raga, bella zia. Comunque, sono veramente bravo. Ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se mio papà è stato promosso oppure bocciato. Ragazzi, promosso. Io vi promuovo tutti, Io no. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like. Codice Zerbi nello shop. Iscrivetevi al canale. Ma soprattutto attivate la campanellina. E raga, cosa importantissima, iscrivetevi anche al secondo canale, link in descrizione. Seguite sempre dal link in descrizione mio padre su Instagram, anche me, sia su Instagram, sia su TikTok. E niente, date questo, ci vediamo un po' video. Non mi avete ancora scritto cosa vuol dire Sgare Boys. Sgare Boys è una frase, citazione famosa del grandissimo Rimoldigno in live. Non lo sapevo. E niente, ragazzi, date questo, ci vediamo un prossimo video. Bello ragazzi, ciao. Bella zio. Didu.